ritorniamo un attimo ai precedenti cerchi nel grano di quest'ultima fase, vai. Quindi il volto di Cristo, vai ancora. Ci mettiamo il trattore, giusto per non dimenticarci, vai avanti. E vedete che il volto di Cristo è perfettamente incastronato dentro due rettangoli aurei. Proporzione aurea, di nuovo, marchio di fabbrica. Vai avanti. E ovviamente il volto del Cristo, vedete, la parte degli occhi va a finire esattamente nella sezione che divide i due rettangoli aurei. Avanti. Il calice, vai. Vai. Eccolo qua. Quindi in proporzione aurea, vai avanti. Da allora ad oggi, quindi dal 2010-2016, la profezia o l'annuncio, perché li fanno loro, quindi loro dicono da ora in poi manifesteremo sempre più simboli mistici e sempre meno simboli scientifici. È stata rispettata al 100%, quindi diciamo l'enunciato escatologico messianico delle loro figure perfettamente prosegue e aumenta di anno in anno. Vediamo uno, ve ne faccio vedere così chiudo la mia relazione. Questo è dell'8 agosto 2015, compare questa colomba. Vai avanti, questo è il diagramma. Vedete, abbiamo una colomba, abbiamo l'occhio di Dio, quindi la colomba scaturisce dall'occhio, lo vedete qui, l'occhio di Dio, ed è dentro un cerchio. Il cerchio rappresenta la perfezione o il divino, ma la colomba in quanto tale ha un significato spirituale che tutti conoscete, vai avanti, indica il Santo Spirito. Questo è uno dei tanti quadri che esistono sul battesimo di Cristo, dove appunto quando Giovanni Battista battezza Cristo discende lo Spirito Santo e come vedete la colomba è disegnata dentro il sole, quindi la colomba che rappresenta il Santo Spirito rappresenta Cristo che discende nel Figlio dell'uomo Gesù. Quindi Gesù e Cristo sono due entità separate, quindi Cristo è il calice, il primo calice vivente che riceve in sé lo Spirito Cristico, che verserà dopo attraverso il corpo di Gesù il sangue per la nostra redenzione. E ovviamente Cristo, se vogliamo entrare nella scienza dello Spirito, è il Logos solare, cioè lo Spirito che compenetra il nostro Sole. Ecco perché Cristo è via, verità e vita, perché senza vita, senza sole non c'è vita, la terra morirebbe, noi moriremmo. Quindi il sole non è solo un astro, il sole è un'entità vivente, divina, che ci dà la vita e tante altre cose che adesso sarebbe lunghissimo spiegarvi. Ad esempio la psiche la genera il sole. Noi sappiamo quasi niente del sole, ne sappiamo solo aspetti e anche neanche tanti, fisici, ma delle strutture animico-spirituali del nostro sole non ci capiamo un accidente, ma è il sole che determina tutto. Noi stessi viviamo dentro il sole perché l'eliosfera abbraccia tutto il sistema solare. Quindi noi viviamo letteralmente dentro il sole perché stiamo 24 ore su 24 dentro i flussi di particelle che il nostro sole tutti i santi giorni spara. Quindi il cerchio nel grano ci indica che lo Spirito Santo sta per tornare sulla Terra. Spirito Santo, il Santo Spirito di Cristo, il Logos solare. Per volontà di Dio, che era, torna un attimo indietro Fabio, che era simboleggiato dall'occhio e dal cerchio, quindi la colomba è al centro dell'occhio di Dio, ma è anche dentro il cerchio, quindi è l'espressione della volontà di Dio. Quindi è Dio che vuole, vai di nuovo, Dio che manda di nuovo sulla terra lo Spirito Cristico, il Santo Spirito, che si deve manifestare nel Figlio dell'uomo Gesù. Vai avanti. Se però prendiamo il cerchio nel grano e lo giriamo al contrario, vedete che prende la punta dell'ala, diventano gli occhi, le sopracciglia, il naso, e qui c'è il terzo occhio. E vedete che l'occhio disegnato al centro del corpo della colomba è esattamente la pupilla dell'occhio di Dio. Quindi il terzo occhio è l'occhio spirituale dell'uomo illuminato. Quindi l'occhio spirituale aperto, il terzo occhio aperto dell'uomo illuminato divino. Quindi di nuovo ritroviamo Cristo. Quindi un'altra volta questo cerchio nel grano, vai avanti.
che visto così appunto simboleggia l'uomo illuminato col terzo occhio aperto, e ovviamente l'uomo più illuminato che abbia mai calcato il suolo del pianeta Terra è Gesù Cristo. Quindi un altro cerchio nel grano messianico, vai. Vedete anche questo come dimensioni, questi sono gli alberi, quindi ci rendiamo conto di quanto la figura comunque abbia una dimensione notevole, vai avanti. E quindi il cerchio nel grano, di nuovo, questo è dell'anno scorso, ma ce ne sono stati altri, io per brevità, considerando il tempo che avevo a disposizione, ho scelto questo perché emblematicamente era quello, simbologicamente quello più evidente, quindi la colomba del Santo Spirito sta per tornare sulla terra, quindi Cristo sta per manifestarsi di nuovo. Grazie.